Ciao ragazzi, benvenuti a un altro video del Trappolone. Oggi parleremo della ricetta perfetta per mixare il basso. Allora, parliamoci chiaro, il basso è sempre uno strumento che in ambito rock viene un po' sacrificato perché un po' che si vuole far sentire la batteria a cannone, un po' che si vogliono far sentire i chitarroni che coprono ogni cosa, la voce chiaramente è importante, quindi deve stare fuori quanto le chitarre, se non di più, e quindi tra tutte queste cose poi la cosa che si va un po' a sacrificare è il basso. Secondo me il basso è uno strumento molto molto importante perché non solo fa da collante tra la batteria e le chitarre e tutto il resto del pezzo in realtà, ma in realtà rappresenta anche un po' l'emozione poi che c'è nella sezione ritmica, no? Perché comunque diciamo che la batteria è bella quando suona grossa perché comunque smuove il pezzo, dà molta energia, però chiaramente il basso è quello che rende la sezione ritmica musicale. Oltretutto quando in un mix rock, indie rock, insomma un mix bello tirato, sentiamo un basso bello presente con un timbro molto interessante, con la distorsione giusta, con le basse giuste, con le medie giuste, chiaramente chi l'ascolta ha una bella sensazione e quelli che fanno una bella figura sarete voi. Mi rendo conto che il basso può sembrare uno strumento molto difficile da mixare, ma in realtà se ci ragionate su ha delle componenti molto chiare da schematizzare. Ad esempio ha le basse, chiaramente i sub, che sono quelle diciamo che danno energia alla percussività della batteria e gli danno anche la nota. Poi ha le medie, che diciamo è dove si esprime la corda del basso, tra virgolette, quindi il timbro, no? Poi c'è bisogno molto spesso di una dinamica che ci permette di percepire tutte le note di basso in faccia, però chiaramente senza snaturarle, e poi un'altra sezione di timbro che può essere vista come chiarezza barra distorsione armonica per rendere appunto il basso più percepibile anche quando lo andiamo a mischiare con tutti gli altri elementi del mix. Quindi adesso andrei davanti alla schermata di Pro Tools, così vi faccio vedere una catena semplicissima di plugin Waves che uso molto spesso e che mi permette di ottenere quasi sempre il suono che ho in testa e farlo sentire bene nel mix. Ok, allora eccoci davanti alla schermata di Pro Tools. Per questo video ho deciso di utilizzare un pezzo di Mesa che si intitola Colpa e che oltretutto ho messo anche sul mio Patreon, dove faccio vedere come l'ho mixato dall'inizio alla fine, quindi se siete curiosi poi di approfondire questo brano e questa sessione trovate tutto sul mio Patreon, basta che fate l'iscrizione e avrete accesso appunto al video con i contenuti speciali. Ora andiamo al basso, vi dico rapidamente questo basso qui come l'ho prodotto. Abbiamo un microfono bassoso, un Electro Voice RE20, un microfono più brillante che era un condensatore stretto, mi sembra che era un Proel che avevo modificato, un C600, qualcosa del genere, comunque un semplice condensatore stretto che mi andasse un po' ad accentuare la chiarezza, e poi la DI che ho preso prima di entrare nell'amplificatore. Come amplificatore ho utilizzato un Ampeg valvolare con cabinet 8x10 e poi diciamo ho sommato questi tre canali che poi vanno in questo bus qui. Quindi questo è il basso del basso. Vi faccio sentire rapidamente assieme alla batteria come suona questo basso senza tutto il processamento che andremo a fare. Vedete, non suona male, chiaramente ci siamo preoccupati di riprenderlo molto bene perché chiaramente ricordate sempre che la ripresa e l'esecuzione sono la prima cosa che serve per avere un buon suono, però di base diciamo che si può avere molto di più da questa take, da questo suono, no? Quindi allora prima cosa che io vado a fare è aprire un API 550B, che è un equalizzatore che adoro perché innanzitutto beh, è un bel punch perché comunque simula l'API che si sa, una circuiteria che evidenzia molto il punch dei segnali che ci facciamo passare, quindi per essere chiari molta botta, e diciamo che mi piace questo equalizzatore perché ha le bande fisse, vedete?
cioè potete scegliere su ogni banda solo, che so, 800 Hz, 1.5 kHz, 3 kHz, quindi ci toglie già la rottura di andare a cercare una frequenza ben precisa e quindi ci permette di andare dritti al punto. Poi altra cosa che adoro è che anche sui boost e sui cut va per intervalli di 2 dB, quindi non stiamo là a vedere il mezzo dB, lo 0.3 dB, o 2, o 4, o 6, o meno 2, o meno 4, o meno 6 e così via. E oltretutto è molto bello questo equalizzatore perché contiene proprio le bande chiave, secondo me, per caratterizzare un basso. Per esempio, qui nella sezione low frequency, quindi la sezione delle basse, giocando tra 50 e 100 Hz potete accentuare o ridurre sub. Poi nella sezione invece delle medio-basse, diciamo che giocando 380 e 240 Hz potete scalare medio frequenze, in particolare portarvi indietro delle risonanze. Poi in questa sezione che è bellissima, quelle delle medio-alte, potete giocare appunto col timbro. Ad esempio tra 800 e 1.5 kHz si trova il suono della corda del basso, insomma quel senso di sferragliantezza, se mi passate il termine. E diciamo che poi se lo volete un po' più di corda andate sugli 1.5 kHz, se lo volete un po' più jazzoso, un po' più medioso, andate sugli 800 Hz. In realtà la corda si può trovare anche intorno ai 2.5 kHz, però questa è una frequenza su cui si esprimono molto le voci e le chitarre, quindi preferirei andare a cercare qui quello che ho in testa. Quindi vi faccio sentire un attimo con essenza quello che ho fatto su questo basso, così vi rendete conto di quello che fa questo equalizzatore. Vedete che appena l'attivo si sente subito un po' più di corda in più, quindi un po' più di definizione sull'attacco delle note, meno risonanza perché tutto quel che c'è che confonde il suono, e poi un po' più sub. Quindi vi voglio un attimo esasperare queste frequenze per farvi vedere quello che fanno. Per esempio vi faccio vedere qui nella sezione delle basse come questi 100 Hz accentuano, riducono i sub man mano che li aumento o diminuisco. Quindi vedete, diciamo che questo ci permette di controllare la quantità proprio di basse nude e crude che vengono rappresentate dal nostro basso, no? Quindi diciamo molto semplice, scegliete un po' la frequenza tra 50 e 100 Hz e poi decidete se aggiungere o sottrarre a seconda di com'è la ripresa. Poi qui chiaramente ci portiamo indietro la risonanza in maniera chiaramente molto molto grezza, però che secondo me funziona. Vi faccio sentire quello che fa questa frequenza se l'aumento. Vedete, questa è una frequenza che genera confusione, quindi una volta che ho trovato le sub che mi servono qui posso andare indietro in modo che ho le sub di prima, le basse di prima, però senza tutta quella risonanza che ci ritroviamo sulle medio basse, perché poi ricordate che questo è un range dove c'è molto conflitto sia con le chitarre sia con la batteria, quindi è molto buono capire dov'è che dovete tagliare per ogni strumento, in genere tra i 240 e 450 Hz per ogni strumento, per capire come creare un po' di spazio se non creare troppa congestione sulle medie o basse. Poi la corda, ve la faccio sentire un attimo come cambia a seconda dei valori, ma anche a seconda se passo tra 800 e 1.5 kHz. Vedete che 800 Hz è un tono un po' più scuro, dà comunque più tono, più definizione sulle medie, cioè ci fa capire un po' meglio gli attacchi delle note, però diciamo che a seconda del contesto, secondo me sul rock funziona meglio 1.5 kHz, però chiaramente come in tutte le cose non ci sono regole, quindi bisogna vedere volta per volta, però in questo caso io mi sono trovato molto bene a dare 4 dB sugli 1.5 kHz. Faccio sentire con essenza questo boost. Ok, diciamo che questo a me piace molto come primo intervento, secondo me rende il basso molto più facile da gestire perché uno si avvicina molto al suono che avevo in testa e due comunque abbiamo tolto un bel po' di confusione, abbiamo accentuato un bel po' di attacco però senza perdere quella ciccia che il basso deve assolutamente avere. Secondo intervento,
compressione, come al solito LA2A, in questo caso ho usato il CLA2A perché appunto in questo video volevo utilizzare solo plugin della Waves, ma comunque poi se vi andate a vedere il tutorial completo di come ho mixato questo pezzo, ve lo dico subito, sulla sessione in realtà ho utilizzato quello dell'Universal Audio, però voglio dire, come risultato finale mi cambia poco per quello che voglio spiegare. Qui l'obiettivo è quello di portare le note a un livello più even, quindi più pareggiato, in modo che poi quando andiamo a mixare il basso con tutti i resti abbiamo quello che succede molto più in faccia, perché sennò rischiamo che le note vanno perse. Ricordiamo una cosa, il basso, essendo uno strumento ricco di basse frequenze, ha molte note che suonano un po' più piano di altre, un po' perché magari non è stato costruito bene il basso e quindi magari è un po' più debole su alcune note, un po' perché magari l'amplificatore pure soffre parecchio su delle note, sono cose che capitano molto spesso, quindi comprimere un bel po' quello che succede ci permette di avere le note molto più pareggiate tra di loro. E poi soprattutto questo compressore mi piace molto anche perché porta molta ciccia in faccia oltre a pareggiare le note, quindi vi faccio sentire come l'ho usato e con e senza. Com'è che l'ho imposto questo compressore? A me interessa che il compressore sulle note più basse lavori quasi per niente e sulle note più alte lavori il tanto che deve lavorare per cercare di pareggiare quelle note, appunto le note più basse. Almeno io poi quando vado a mischiare questo basso con tutto il resto me lo ritrovo in faccia e non rischio di perdere le note suonate un po' più piano oppure che vengono percepite un po' più piano per tutti i problemi che ho detto prima. Quindi diciamo che qui l'obiettivo è quello di... non è che dovete schiantarlo questo compressore, dovete fare in modo che quando avete le note bassissime deve stare quasi a zero, ma un pochino deve lavorare, almeno siete sicuri che sta lavorando, e sulle note più alte chiaramente lavorerà tanto quanto sarà appunto il range dinamico tra una nota e l'altra. Poi chiaramente andate un po' a gusto, però in genere nel rock in questo approccio funziona molto, quindi vi faccio vedere un attimo. Vedete, nei picchi più alti lavora 3-4 dB, nei picchi più bassi lavorerà mezzo dB, però almeno così sono sicuro che sta intervenendo su tutte le note e quindi, diciamo, oltre a pareggiarle mi porta su anche un po' di ciccia che comunque serve, no? E questa, diciamo, è la parte che rende la dinamica un po' più costante. Poi ricordiamo sempre che questo è un compressore molto poco aggressivo, quindi diciamo che non è, è un compressore con una legge temporale molto lenta, con un ratio abbastanza ok, quindi diciamo non è un compressore che, anche se vediamo che lavora 3-4 dB, non è che viene percepito così tanto, però poi a livello proprio di pareggiamento delle note e di ciccia ci aiuta molto. Terza cosa, chiaramente io una volta che vado a mischiare il basso, adesso vi accendo anche la batteria, ho bisogno di un po' di chiarezza in più, e questa chiarezza diciamo me la posso creare con diversi metodi, però ho notato che questo One Knob Brighter della Waves funziona molto, ovviamente usato pochissimo perché poi faremo anche un'altra cosa, però ve lo faccio sentire assieme alla batteria. Vedete, io l'ho usato a 1,5 diciamo, quasi a 2, e di base da chiarezza senza stare lì a sbattersi troppo a cercare frequenze o quant'altro. Vedete, da quella punta che serve in più di chiarezza, giusto per aprirlo un po' di più, no? Ovviamente senza esagerare. Infine, cosa importantissima, voglio che questo basso abbia anche una sorta di distorsione armonica che, come dico sempre, aiuta a farlo sentire meglio sugli impianti piccoli, però gli dà anche un timbro un po' più interessante, no? Un po' più, tra virgolette, alla Verdena, se vogliamo dire. Quindi, in questo caso, che cosa ho fatto? Ho creato un bass mono e ci ho messo sopra un classico Stonebox della Waves Overdrive, quindi chiamiamolo un Tube Screamer. L'ho lasciato esattamente i settaggi come sono in stock, quindi tutto in flat, cioè dico in flat, però diciamo che con questo settaggio sta spingendo parecchio il distorsore,
E quindi drive a metà, tone a metà, level a metà, e poi ci ho messo un filtro che taglia dalle 150 Hz in giù, e su questo bus mando appunto il bus del bus in mandata. Quindi ho creato, guardate, la cancello e la rifaccio per farvela vedere. Quindi questa la mando su bus bdist, e semplicemente apro questa mandata a seconda di quanto voglio distorto il basso. Quindi vi faccio sentire. Vedete, cioè di base con quanti 4 plugin più, vabbè, un filtro, con 4 plugin abbiamo svoltato un suono che è diventato molto più interessante, molto più bello da ascoltare e sicuramente che lega anche molto meglio il resto. Adesso vi accendo anche due delle chitarre main in modo che vi faccio sentire un attimo, diciamo, il basso mischiato con batteria e chitarra con e senza tutto quello che abbiamo fatto, così vi fate un'idea di come fa la differenza tutto questo processamento che oltretutto è stato semplicissimo. A me piace un sacco. Come avete visto, con 4 semplici plugin della Waves potete passare da un basso così così a un signor basso molto più interessante, molto più percepibile nel mix e molto più figo, se mi passate il termine. Ovviamente se siete interessati appunto alla sessione completa di questo brano la trovate sul mio Patreon, basta che vi iscrivete. Spero che state tutti bene, vi abbraccio, direi che per oggi è tutto, love!